Abbiamo lavorato con due istituti alberghieri, ma la testa di Rimini e il Savioli di Ciccione, con quattro scolaresche, quattro quarte, e praticamente il tema è stato quello della vitivinicoltura e lo studio del vino attraverso i documenti archivistici collegandoci a quelle che erano le attività svolte come appunto argomento di studio degli studenti. Quindi è stato un processo che ha visto impegnati vari partner che hanno partecipato a titolo gratuito, altrimenti quello che abbiamo realizzato non sarebbe stato realizzabile. Quindi i ragazzi per prima cosa sono venuti in archivio, ho presentato loro i documenti archivistici, quelli che sono i nostri principali fondi, tra cui le pergamene come questa, che è una delle pergamene più diciamo più interessanti dal punto di vista decorativo. Un attimo solo, vedo come funziona per spostare delle immagini. I notai che hanno fatto, sono stati diciamo, oggetto della ricerca finalizzata a questo studio del vino attraverso i nostri documenti, questo è un particolare di sigillo. I ragazzi sono stati invitati a seguire una documentazione fotografica sia perché così venivano coinvolti più direttamente nella cosa e perché poi molte delle loro foto sono state utilizzate per la realizzazione dei pannelli per il sito web che si chiama www.archivino.it, che è stato creato in occasione appunto di questa manifestazione, sia per il catalogo che il corso di realizzazione. Hanno eseguito veramente la visita nei depositi, nei depositi del nostro archivio, e questo è uno dei momenti in cui abbiamo scelto i documenti che sarebbero stati poi presentati in mostra. Dopodiché sono cominciate le visite esterne nel Museo Etnografico degli Usi e dei Costumi di Sant'Arcangelo di Romagna, e qui abbiamo avuto la collaborazione del museo che ha messo a disposizione le proprie guide per così diciamo hanno praticamente illustrato quelle che erano le varie sezioni del museo con particolare riferimento a quelle attinenti il vino. Dopodiché c'è stata la visita presso una delle varie aziende che sono state sempre coinvolte, i vari partner del progetto, e questa per esempio è la visita alla tenuta Rocche Malatestiane, sempre Sant'Arcangelo di Romagna, che sono diciamo particolari per il modo di conservare il vino. Praticamente queste Sant'Arcangelo è caratterizzata da avere una serie di grotte sotterranee che erano utilizzate dai contadini nel passato e anche appunto utili per la conservazione del vino, e questa azienda ne ha affittato una parte. L'azienda che pratica, le grotte sono sottostanti al Palazzo Ruggeri, che è il palazzo di, diciamo, di rappresentanza dell'azienda Le Rocche Malatestiane. Dopodiché qui illustro una serie di documenti che abbiamo utilizzato nella mostra. Partiamo dalle pergamene attinenti il tema, la più antica risale più o meno al 1200, poi una del 1300, 1400, eccetera. Dopodiché i caprei sono i beni che abbiamo maggiormente voluto valorizzare, perché il senso era proprio quello di valorizzare un bene artistico, e noi abbiamo puntato sui caprei per quello che era praticamente il contenuto, le vigne, quindi l'importanza dal punto di vista giuridico, economico, la trasformazione del territorio e anche per l'aspetto decorativo. I nostri caprei non sono nelle condizioni migliori, molti necessiterebbero più che altro di restauro. Questo l'abbiamo utilizzato non tanto per il contenuto quanto per l'importanza del capreo in sé, il capreo praticamente dei Cavalieri di Mata, di cui possediamo però soltanto la prima parte, la parte descrittiva, perché sapete appunto che i caprei consistono in due parti, una parte descrittiva dei beni, mobili e immobili del casato, eccetera, una seconda parte costituita dalle varie piante. Questi sono i caprei che abbiamo utilizzato in mostra, alcuni in pannello, altri in bacheca. Questo invece è uno dei caprei che è stato restaurato grazie all'intervento della Carina, che ha utilizzato alcune di queste piante per una mostra il 600 in pieto. L'altro nostro partner è stato il Museo della Città di Rimini, che
disposizione le guide da parte del museo, quindi i ragazzi sono stati in visita e ci sono state fornite una serie di immagini, tra cui quest'erba di Dioniso, un particolare di arazzo di provenienza fiamminga, vasi risalenti al XV secolo e dipinti di varia epoca tra il Settecento e l'Ottocento. Presentiamo poi una parte della mostra alcuni documenti ottocenteschi, quindi con riferimenti alla storia dell'agricoltura in quel periodo, le problematiche che ci furono anche in riferimento al vino, ci furono anche abbastanza negative per il vino, perciò l'introduzione e l'importazione dei vini stranieri, in particolar modo quelli francesi. Poi ci fu il grande problema della filossera o fillossera, che per debellata praticamente occorse tutto il secolo, quindi esponiamo documenti che hanno riferimento a quel periodo. La mostra in corso è stata inaugurata da poco, si intitola Tracce di vino fra carta e tovaglie, è una mostra che stiamo presentando alla settimana della didattica e che però rimarrà ancora in corso, perché per questa mostra, praticamente per questo progetto, per la prima volta entriamo nel Festival del Mondo Antico di Rimini, che sarà inaugurato a fine giugno. Non sappiamo quale disposto, comunque per noi dà una certa soddisfazione, anche perché per un discorso cronologico non rientravamo mai nel Festival, questa volta sì. L'ultima parte invece è dedicata al periodo, diciamo, fascista, alle scelte tattiche del regime, e queste sono immagini che ci sono state gentilmente, non immagini, anzi foto, che ci sono state gentilmente fornite da un collezionista privato, Giorgio Romani, che riguardano l'agricoltura, tritiatura di varie zone, Miramane, Comignano, San Marino, e queste sono immagini di riferimento alla festa del Curva, che in epoca fascista appunto diventa una festa nazionale con grande partecipazione di pubblico, partecipazione di scolaresche, una festa che veniva celebrata anche a Rimini in piazza Cavour, come vediamo in queste immagini, la piazza dove praticamente era sede del municipio, quindi con festeggiamenti, propaganda, pubblicità sull'uva, sempre risalente al periodo fascista. E questo momento invece è una lezione tenuta dalla professoressa Fiorella Dallari, perché anche l'Alma Mater di Bologna è stato uno dei nostri partner, e la Dallari, diciamo, ha creduto molto in questo progetto, ha partecipato molto attivamente e ha tenuto due lezioni agli studenti, una presso l'Istituto Marco Polo, l'Istituto del Turismo di Rimini, che ci ha messo a disposizione l'Aula Magna, l'altra lezione invece si è tenuta al Savioli, sempre con la professoressa Dallari. E questo è un momento della visita invece al Museo della Città di Rimini, sempre il museo. E questo invece è un intervento, un'altra lezione tenuta dallo studioso, uno studioso locale riminese, che si è occupato anche della vitivinicoltura, con particolare riferimento al periodo medievale, nostro affezionato cliente, sta sempre da noi. E quindi, diciamo, ecco, quindi c'è stata una lezione tenuta anche da lui agli studiosi. L'altra lezione che avrebbe dovuto svolgere salta sempre per questioni climatiche, perché rimangono praticamente ancora in sospeso due incontri, però ormai vista la situazione penso che slitteranno, penso all'inizio del prossimo anno scolastico, non lo so, perché praticamente abbiamo avuto grosse difficoltà a lavorare con quattro classi appartenenti a due istituti diversi per le problematiche. Poi tra l'altro l'alberghiero, non sapevamo, esce continuamente dall'istituto, cioè sono sempre in stage, oppure non so, vanno a visitare tenute già per proprio conto, è proprio la loro attività scolastica che è abbastanza particolare. Quindi è stato molto difficile far conciliare tutti gli appuntamenti in base alle loro esigenze, perché noi abbiamo dato la massima disponibilità per questo progetto. E questo è il momento dell'allestimento della mostra. Nella mostra vengono presentate tutte le fasi del progetto. Questa è la ditta che ha eseguito il lavoro sui pannelli, questa è la decorazione dell'ascensore. I ragazzi si sono divisi, due gruppi sono stati docenti a scegliere chi ha
avrebbe collaborato nell'allestimento delle bacheche e chi avrebbe invece collaborato nell'allestimento del, diciamo, del plexiglass a parete. Quindi questi sono i ragazzi che stanno praticamente in qualche modo lavorando, coadiuvati chiaramente dal personale dell'Archivio di Stato. E questo è l'allestimento completato. Noi abbiamo una piccola sede, quindi anche una piccolissima sede espositiva. Questo è l'esterno del nostro edificio, noi ci troviamo in pieno centro storico, il nostro edificio praticamente è un ex convento adiacente alla chiesetta di San Bernardino, proprio nel cuore del centro storico di Udinese. Dopodiché questi sono i ragazzi hanno eseguito, diciamo, una performance, cioè in base a quelli che sono i loro studi. Alcuni hanno lavorato nelle cucine per preparare il buffet, parte del buffet, perché poi in realtà il buffet è stato offerto da un altro dei nostri partner, che è appunto Macrobiotico, ma i ragazzi hanno collaborato in parte alla realizzazione di questo buffet. Alcuni addetti alla cucina, altri addetti al servizio sala. Questo è uno dei momenti delle prove precedenti al giorno della festa che abbiamo avuto in quell'occasione. E questo è il momento, altri ragazzi hanno invece effettuato il servizio, diciamo, di assistenza in occasione della tavola rotonda che ha preceduto l'inaugurazione della mostra. Abbiamo avuto vari relatori. Scolastico, e questo è tutto.